Un territorio affascinante, ricoperto di paesaggi, di natura rigogliosa ed incontaminata, dove si alternano fitte foreste di conifere, laghi cristallini e suggestivi borghi ricchi di tesori d'arte, di cultura e di antiche tradizioni gelosamente custodite. Il gruppo di azione locale della SILA si è costituito nel 2008 per l'attuazione dell'approccio LEAD del PSR Calabria 2007-2013. Il territorio è composto da 13 comuni della provincia di Cosenza, il cui territorio montano ricade quasi interamente sulla SILA Grande. La SILA Grande è il cuore del Parco Nazionale della SILA, la parte centrale più estesa, con le sue immense foreste di conifere e i suoi laghi cristallini. Il gruppo di azione locale si estende su una fascia di territorio che va dalla presila inerpicandosi fino all'altopiano della Sila. Il Parco Nazionale della Sila rappresenta il cuore pulsante del comprensorio, uno scrigno costituito da una grande biodiversità, ben rappresentata in tutto il suo splendore, in numerose aree attrezzate, come il centro visite Cupone, gestito dal Corpo Forestale dello Stato, un vero e proprio centro di eccellenza, costituito da un museo verde, posto in ampi scenari naturali, nel quale vengono sviluppati percorsi tematici ad uso didattico, ideali per orientare le visite al parco, nel segno del rispetto per la natura. Del lupo, che è caratteristico della zona ed è simbolo del Parco Nazionale. Poco distante dal centro visite si estende nell'omonima vallata il lago Cecita, un meraviglioso lago artificiale realizzato intorno agli anni 50 per la produzione di energia elettrica. Oggi grande attrazione paesaggistica del parco. Insieme al lago Cecita, il lago Ampollino ed il lago Arvo costituiscono la più grande riserva idrica e turistica della Sila Grande. Nella località turistica di Lorica, conosciuta come Perla della Sila, a bordo di un battello elettrico sul lago Arvo è possibile godere degli splendidi panorami del bacino lacustre. Grazie all'impegno del GAL Sila, in collaborazione con imprenditori del posto, è iniziato un nuovo modo di promuovere il territorio,
Un'opportunità inedita e straordinaria per conoscere ed ammirare ancor meglio il contesto naturalistico e paesaggistico di quest'area. Percorrendo i sentieri dei laghi, una tappa fondamentale rappresentata dalla riserva naturale I Giganti della Sila, nota anche come riserva naturale del Fallistro, dal nome della località in cui si trova, gestita dall'Ente Parco Nazionale della Sila. Un'area protetta che ospita i famosi giganti della Sila o giganti di Fallistro. Pini, larici ultracentenari, di dimensioni maestose, i cui tronchi formano un perfetto colonnato naturale. Un luogo incontaminato in cui l'azione dell'uomo non ha scalfito la grande bellezza naturalistica, è già in passato meta ambita di famiglie nobili, che hanno eretto affascinanti residenze estive dove poter godere del relax che offriva questo straordinario territorio. L'immenso ed affascinante patrimonio artistico-culturale del territorio del Gal Sila è rappresentato prevalentemente da beni ecclesiastici, numerose delle sue chiese arricchite di affreschi che hanno segnato il tempo di questi luoghi. San Giovanni in Fiore è il più vasto centro abitato della Sila, nonché il comune più popolato oltre i 1000 metri di quota. Legato alla figura del beato Gioacchino da Fiore, monaco esegeta, teologo e scrittore italiano. Fondò in questo luogo il monastero di San Giovanni in Fiore e la Congregazione Florense, oggi Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, insediato all'interno dell'Abbazia Florense. Scendendo più a valle, numerosi e suggestivi borghi della fascia territoriale presilana ospitano antichi edifici appartenuti a personaggi illustri, come Palazzo di Fausto Gullo, nel comune di Spezzano Piccolo, oggi sede della Biblioteca Gullo, e che ancora conserva ben tenute le stanze ammobiliate dell'epoca. Poco lontano, a Casole Bruzio, si erge la chiesa dedicata a Santa Marina. La sua costruzione risale attorno all'anno 1000. All'impianto originario si sono succeduti vari interventi di restauro, perfettamente distinguibili, come la facciata anteriore, in chiaro stile neoclassico. Numerosi sono i borghi formatisi per sfuggire alle invasioni dei saraceni, tra questi Trenta e Serrapedace, antichi e tranquilli borghi strettamente legati ai luoghi di fede, come la chiesa di Santa Maria Assunta e la chiesa di San Donato, vescovo e martire. Edificata nel XVI secolo, caratterizzata da un rosone che sovrasta il portale d'ingresso, la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo è il principale edificio ecclesiastico del comune di Pedace. Nel vicino comune di Pietrafitta è ubicato il convento di Sant'Antonio, fondato nel 1612 da padre Pietro Cassano. In località canale di Pietrafitta morì nel 1202 Gioacchino da Fiore.
Il convento francescano di Spezzano della Sila, ricco di affreschi ed elementi architettonici di chiaro stile barocco, rappresenta uno dei maggiori luoghi di culto di questi territori. Poco distante, nel comune di Celico, troviamo la chiesa di San Michele e la chiesa di Santa Maria Assunta, che diede i natali all'abate Gioacchino da Fiore. Proseguendo lungo un vero e proprio itinerario di fede, fra splendidi scenari di un verde intenso, incontriamo l'austera chiesa di Santa Barbara, in località Rovito. Per poi giungere a Lappano, dove è edificata la chiesa di San Giovanni Battista. Nel piccolo borgo di San Pietro in Guarano svetta imponente la chiesa di Santa Maria in Gerusalemme. Crocevia di uomini e di passioni, la Sila ha dato i natali ed ha ospitato personaggi storici illustri che hanno disegnato l'identità di questa terra, come il beato Angelo da Acri. Straordinario è il patrimonio artistico-culturale della cittadina di Acri, in cui, oltre alla suggestiva basilica santuario del Beato Angelo e l'adiacente convento francescano, luogo di culto e testimone di antiche storie, sono tuttora rinvenibili i segni di antiche origini, come la torre civica di cui all'antico fortilizio. Ma Acri custodisce gelosamente anche importanti tradizioni artigiane ed artistiche, come l'attraente Museo d'Arte Contemporanea, in cui è possibile ammirare le numerosissime opere donate dal maestro del vetro, Silvio Vigliaturo. Un territorio ricco di storie ed arte, che ben si coniuga con la genuinità dei suoi abitanti e che si riflette in una varietà di prodotti artigianali, come la tradizionale tessitura. Unici i sapori dei prodotti agroalimentari connotati da un forte radicamento con i luoghi di produzione, dalla produzione di prodotti caseari a marchio DOP. Alla produzione della conosciutissima patata della Sila a marchio IGP. Punto di forza dell'economia silana è il settore agro-silvopastorale, che è contenuto nelle sue tre filiere, filiera della patata, filiera zootecnica e filiera del legno. La patata alimenta la sua filiera produttiva grazie alle particolari condizioni climatiche e agronomiche del territorio e ha visto negli anni una evoluzione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, senza perdere la sua tradizionale vocazione. Di recente, grazie anche a interventi da parte dei produttori e dei loro consorzi, ha ottenuto un importante riconoscimento di indicazione geografica protetta. La filiera zootecnica è anche molto importante perché ci sono diversi allevamenti, sia stanziali che stagionali, in tutto il territorio.
In particolare quello stagionale è caratterizzato dalla cosiddetta transumanza del periodo primavera-autunno. Alimenta a sua volta la filiera lattero-casearia con la trasformazione del latte e nelle sue vari derivati, in particolare il caciocavallo silano, che ha ottenuto il riconoscimento DOP, la mozzarella, la ricotta, i formaggi stagionati. E la caratteristica di questo territorio è che quasi il 50% dei produttori ha al suo interno dell'azienda un proprio caseificio. Sempre dalla filiera zootecnica è possibile assaporare i salumi, 4 dei quali hanno ottenuto il riconoscimento DOP, un record per l'Italia del Sud, e anche il suino nero che è allevato allo stato brado, in particolare nella zona di Acri, dove le sue pregiate carni stanno acquisendo un notevole una domanda da parte dei consumatori. Siamo una bottega al centro di Camigliatello e facciamo parte di un progetto Sila Autentica che offre questa vetrina a tutte le nostre aziende agricole che sono sul territorio, che sono tante, magari non sono proprio al centro, molte volte manca la visibilità. Su queste aziende noi praticamente abbiamo sia i suini, suino nero che è un'eccellenza per la Calabria, passiamo ai formaggi, ai funghi, la nostra gastronomia è molto vasta, è come il territorio. Quindi possiamo parlare di quello che vogliamo, di tutti. In questo periodo abbiamo già iniziato con i funghi, ci sono stati i mazzaioli, i plataioli, c'è il porcino a testa nera, per poi arrivare, non lo so, ai formaggi che sono una produzione importante perché facciamo parte di un parco nazionale. Il nostro latte sarebbe un latte puro, buono, per poi arrivare ai salumi. Salumi si parte dal suino normale, come spiegavo prima, al suino nero. Il suino nero è un vero protocollo dove questo suino sta 2 anni allo stato brado, con un clima favorevole, che siamo al centro di 2 coste, costa tirrenica, costa ionica. Questo favorisce che il prodotto sia oltre che buono, profumato e tutto il resto, che si stagioni in aree pure. Dall'altipiano della Sila Grande fino alle colline maggiormente antropizzate, passando per gli splendidi laghi immersi nei boschi, il gruppo di azione locale Sila è fortemente impegnato sulla promozione dell'intero territorio. Il GAL della Sila sta attuando una strategia di sviluppo integrata e multisettoriale, concertata con gli attori locali, in un'ottica di sviluppo dal basso e di valorizzazione delle risorse del territorio. Quello che stiamo cercando di comunicare a tutti gli attori che operano nel territorio, sia pubblici che privati, è che il territorio deve essere assunto come base della dimensione dello sviluppo. Quindi valorizzare il territorio per valorizzare se stessi e soprattutto cooperare per competere. Nell'ambito dell'attuazione del piano di sviluppo locale, un progetto molto importante che stiamo attuando è quello della qualificazione degli itinerari e dei percorsi della Sila Grande. Si tratta di un progetto di marketing territoriale, un'azione di rete di sistema tesa alla valorizzazione del patrimonio rurale della Sila Grande e turistico della Sila Grande attraverso l'ideazione di percorsi tematici. La strada tematica non è altro che un sistema che mette in rete eccellenze paesaggistiche, ambientali, turistiche e le aziende che operano sul territorio e si lega ad un tema particolare, un tema specifico che noi abbiamo individuato in 4 elementi fondamentali del territorio: quello del legno, quello dell'acqua, della terra e dello spirito. Dal punto di vista turistico l'area è dotata di importanti infrastrutture per lo sport e il tempo libero. Abbiamo 2 impianti di risalita per lo sci alpino, sia in località Cavaliere Monte Donato che in località Tasso Monte Curcio. Poi la possibilità di vivere la Sila all'aria aperta, una naturale palestra per l'attività all'aria aperta, in particolare per il trekking, il mountain bike, l'escursionismo, lo sci di fondo e anche le ciaspole nella stagione invernale.
in crescita negli ultimi tempi anche l'attività agrituristica e di diversificazione dell'attività agricola, sia attraverso appunto la possibilità di pernottare e di degustare i prodotti all'interno dell'azienda, dove è possibile osservare appunto gli animali e le varie coltivazioni. Un territorio eterogeneo, fortemente vocato al rispetto della natura, oggi riscoperto per le sue bellezze naturali. La Sila costituisce senz'altro meta per quanti vogliano praticare sport all'aperto o semplicemente lasciarsi affascinare dai luoghi in cui scoprire gli odori ed i sapori di una Sila autentica.